dopo il ritiro del numero 1 Messico. Chiusura delle ali con Nasdaq, che va ad attaccare Levante Laser e soprattutto Nasturzio. Velocissimo dalla seconda fila Marlio M, che prova una manovra un po' rischiosa, si va a sistemare comunque terzo, davanti a Maverick Vita. Rimane a largo Nasdaq. 200 iniziali completati da Nasturzio in 14,5. Ha respinto Nasdaq, che si è adeguato al largo. Seconda posizione Levante Laser. 29,5 il quarto iniziale. Seconda pariglia esterna per Nazionale, poi lungo la corda Marlio M, che precede Maverick Vita. 600 veloci, completati in 44,7. Nasturzio anche al passaggio davanti alle tribune. Levante lungo la corda, Nasdaq a largo, Marlio M, Nazionale, Maverick Laser. Chiudono il gruppo, Matrix del Rio che rompe e si elimina. Ed Idrio. Giro di pista in un minuto e qualche spicciolo. Nasturzio continua in buona lena, anche al chilometro, passato in 15,9. Si preparano Nazionale e Maverick Vita. Lo scatto in terza ruota di Idrio. Allunga però il leader e prende vantaggio. 1,31,1 i tre quarti di miglio, 15,1 l'ultima frazione per Nasturzio, ma in terza ruota c'è lo scatto di Maverick Vita. Retta d'arrivo. Nasturzio ha fatto il vuoto, se n'è andato con Michele Di Maro. Per le altre monete, Maverick Vita attacca Levante Laser, che lo respinge sin sul traguardo. Affermazione a media notevole, probabilmente 1,15,2, quella conclusiva per Nasturzio, da un capo all'altro dal primo metro. 4,46 euro la quota per il figlio di Uronometro, con Michele Di Maro, in veste di driver e proprietario, il training di Antonio Di Costanzo. 2 Nasturzio, 3 Levante Laser, 7 Maverick Vita alla settima del Cirigliano.